Allora, il discorso con la città metropolitana sono principalmente sui servizi della città metropolitana. Loro praticamente devono considerarci un territorio a distanza di 50 km. C'è un discorso di viabilità, un discorso di pulizia della neve per le strade, di pulizia delle strade, tutto quello che comunque faceva la provincia di Torino a suo tempo. Noi oggi ci sentiamo un attimino abbandonati, anche se l'unione che rappresento è un'unione che negli anni ha avuto veramente tanto e speriamo di avere altrettanto dalla città metropolitana. Bisognerà considerare i bacini d'ambito con l'ATO, perché i soldi e le risorse che comunque ci possono arrivare all'Unione dei Comuni con i fondi ATO, noi consideriamo che queste risorse comunque ci rimangano sui territori. Siamo noi amministratori che dobbiamo comunque trovare degli spunti per investire sui nostri territori. La nostra situazione è un territorio marginale che si sta spopolando, per cui abbiamo bisogno che la città metropolitana ci dia una mano, più che altro per i servizi di accessibilità, perché abbiamo la viabilità, che esiste un progetto fermo da una ventina d'anni per la variante Lombardo Front. Abbiamo problemi sulla banda larga che non arriva, abbiamo problemi di ricezione TV in cui proprio i comuni non ricevono le reti nazionali, e il turismo chiaramente per poter, non siamo tanto turistici come comune, eravamo più sull'industrializzato. Difatti Forno, che fu uno dei comuni, era considerato la piccola Ruhr fino a 15 anni fa, poi per mancanza di viabilità purtroppo le aziende si sono spostate più in basso. La città metropolitana, se vogliamo mantenere questi comuni, deve per forza darci una mano per poter incrementare il turismo, anche con magari un'elettrificazione delle reti ferroviarie, almeno fino a Cornier, per poter avere un collegamento con Torino abbastanza veloce. Le problematiche sono tante, anche perché l'Unione Montana deve provvedere essenzialmente allo sviluppo socio-economico del territorio, e per poter fare questo deve innanzitutto collaborare con gli enti superiori e deve poter sviluppare il turismo, nel nostro caso perché siamo paesi turistici, deve poter sviluppare la rete viaria, no, migliorarla, ma soprattutto dotarla di mezzi di trasporto che non abbiamo, per cui il turista, se non ha un'auto propria, molto difficilmente riesce a raggiungerci. Dobbiamo sviluppare quindi anche il recupero delle strutture, delle baite, dei valloni esistenti, degli alpeggi, anche per favorire lo sviluppo dell'agricoltura di montagna, che negli ultimi anni, insieme con lo spopolamento, ha raggiunto livelli davvero preoccupanti. Per fare tutto questo, noi abbiamo bisogno della collaborazione della città metropolitana, chiaramente, e abbiamo bisogno di contatti, ovvero sia non solo di parole, ma veramente di poter dialogare con loro, di poter essere seguiti nei progetti, che siano sempre verosimilmente le stesse persone che sono state designate a seguire lo stesso progetto senza dei cambi continui, in modo che la cosa sia proficua. Quindi quello che noi ci auspichiamo, essendo territorio chiaramente marginale, perché questa città metropolitana ha un problema già dalla sua nascita, che è quello del suo immenso territorio molto disomogeneo, perché è fatto di un nucleo, di un centro urbano, della città di Torino con tutta la sua prima e seconda cintura e delle zone marginali. Noi siamo una di queste, non dobbiamo essere dimenticati, ci si deve ricordare che la montagna esiste e può essere una risorsa molto importante. Abbiamo evidenziato già a suo tempo, durante la Costituzione, in attesa di avere la deroga da parte della Regione Piemonte ottenuta, abbiamo sottolineato i nostri gravi problemi. Siccome siamo un piccolo lembo della terra canavesana, incuneata tra le Porediese e la Valle d'Aosta, ci sentiamo ancora più presi da attanagliati dai problemi, in particolare quello della viabilità dei trasporti, anche se sul nostro territorio transita la grande autostrada Torino-Valle d'Aosta e Trafori e la ferrovia che, ahimè, non ha nessuna fermata da una ventina di anni.
la popolazione invecchia e quindi i problemi si aggravano. Non più tardi stamattina una povera signora è venuta piangendo da me chiedendomi se potevamo avere un taxi a disposizione del comune per portarla per le necessità che un nipote suo faceva. Come lei ce ne sono tantissimi altri ed aumentano. Quindi l'appello che noi reiteriamo alla città metropolitana è proprio questo, di essere vicino a noi, di ascoltare gli appelli dell'UNCEM che ci avvicina, noi comuni montani, e quindi auguro un successo di questa giornata, sperando che ce ne siano altre più approfondite come questa.